Oggi e domani al complesso di Sant'Andrea delle Dame due giornate di dibattito e riflessione sul nuovo rinascimento napoletano. È il Festival della Crescita ideato dal sociologo Francesco Morace che vede a confronto università, imprese, cittadini e istituzioni su progetti di rigenerazione urbana e civile. L'appuntamento, promosso in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, gode del patrocinio del Comune di Napoli e della Fondazione Umberto Veronesi. La rinascita di Napoli, cui merito e soprattutto dei napoletani che ci credono, è fondata sul capitale umano. Cioè nel momento economico-finanziario più difficile si è sovvertita la gerarchia delle priorità tra il verbo avere e il verbo essere. Il verbo avere sempre, perché i soldi servono per vivere, servono per arrivare alla fine del mese, ma la felicità, a mio avviso, è data dal senso di comunità che noi riusciamo a creare. Comunità di benessere, che non significa benessere materiale, significa benessere, stare bene insieme. La città si è ripresa proprio nella consapevolezza del cittadino, dell'abitante, della persona di contribuire al riscatto della città nel momento economico-finanziario, vi assicuro, più difficile. Noi abbiamo le casse del comune migliorate, non abbiamo soldi, non abbiamo nulla, eppure Napoli è diventata una calamita di attrattività, perché c'è bene comune, c'è bellezza umana, c'è bellezza monumentale, c'è capitale umano e si è riscoperta la voglia di uscire. Sono molto convinto che le città insieme, unite nelle differenze, un'Italia che valorizza le differenze, si unisce attraverso una coesione sociale diversa, che non è sud contro nord, nord contro sud, ma il rispetto reciproco, perché il sud non è più la zavorra, come qualcuno può pensare, ve lo assicuro, il sud in questo momento è un motore umano, è un motore di creatività e soprattutto di passione. Il vero plus valore dell'esperienza napoletana è la passione. Io in questi 7 anni, se non avessi avuto l'amore per la mia città e la passione, vi assicuro, in tanti momenti non ce l'avrei fatto. Quindi mi immagino che da un Festival della Crescita venga soprattutto un'iniezione di passione, che poi la competenza è importante, studiare è importante, poi ci vogliono altri valori: onestà, autonomia, coraggio, libertà, passione e solidarietà. Tendere sempre una mano alle persone che stanno in difficoltà. Vi assicuro che questa città il cuore ce l'ha grande e sinora il vento di razzismo e di esclusione nei confronti degli altri non è ancora montato, e mi auguro che questo vento non ci sarà mai, perché questa città deve avere nella sua capacità di accogliere tutti e di essere solidale uno dei punti di forza della sua rinascita. Quindi io vi ringrazio di aver scelto Napoli per questa iniziativa così importante, di avermi invitato. La mia giornata è piena di lavoro, ma mi auguro che rimarremo in contatto, e soprattutto auguro ai ragazzi, a voi tutti, ai relatori, veramente 2 giorni di buon lavoro per Napoli e per il paese. Grazie.